Signore e signori, benvenuti e benvenute nel nostro regno. Io sono Fabio E io sono Anna. e siamo qui per leggervi alcune letture tratte dai racconti di Gianni Rodari, in quest'anno particolare dove si ricordano i 100 anni dalla sua nascita. Queste letture sono state promosse dalla Biblioteca Civica di Passano del Grappa per tentare di tamponare la perdita enorme di volta la carta che non si potrà fare a causa del Covid, quindi noi siamo qua per recuperare ciò che sarebbe stato letto in quegli incontri. A proposito di Covid, ci permettiamo di comunicare che noi due siamo congiunti, lei è la regina madre, è mia madre e quindi siamo senza mascherina per questo, ma vi esortiamo a tenerla e a mantenere le distanze e rispettare le norme igienico-sanitarie. Detto questo, direi che possiamo anche cominciare e buon ascolto. Da Il libro degli errori, l'H in fuga. C'era una volta un'H. Era una povera H da poco. Valeva un'H e lo sapeva. Perciò non montava in superbia. Restava al suo posto e sopportava con pazienza le beffe delle sue compagne. E se le dicevano: "E così saresti anche tu una lettera dell'alfabeto? Con quella faccia? Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia?" Lo sapeva, ma sapeva anche che all'estero ci sono paesi e lingue in cui l'H ci fa la sua figura. "Voglio andare in Germania", pensava l'H quando era più triste del solito. "Mi hanno detto che lassù le H sono importantissime." Un giorno la fecero proprio arrabbiare e lei, senza dire né uno né due, mise le sue poche robe in un fagotto e si mise in viaggio con l'autostop. Apriti cielo! Quel che successe da un momento all'altro a causa di quella fuga non si può nemmeno descrivere. Le chiese, rimaste senza H, crollarono come sotto i bombardamenti. I chioschi, diventati di colpo troppo leggeri, volarono per aria, seminando giornali, birre, aranciate, granatine in ghiaccio un po' dappertutto. In compenso, dal cielo caddero giù i cherubini. Levargli l'H era stato come levargli le ali. Le chiavi non aprivano più e chi era rimasto fuori casa dovette rassegnarsi a dormire all'aperto. Le chitarre perdettero tutte le corde, suonavano meno delle casseruole. Ah, oh, non vi dico il Chianti senza H, che sapore disgustoso! E del resto era impossibile berlo perché i bicchieri, diventati bicceri, schiattavano in mille pezzi. Mio zio stava piantando un chiodo nel muro quando le H sparirono. Il chiodo si squagliò sotto il martello, peggio che se fosse stato di burro. La mattina dopo, dalle Alpi al Mar Ionio, non un solo gallo riuscì a fare chicchirichì. Facevano tutti chicchirichì e pareva che starnutissero. Si temette un'epidemia. Cominciò una gran caccia all'uomo, anzi, no, scusate, all'H. I posti di frontiera furono avvertiti di raddoppiare la vigilanza. L'H fu scoperta nelle vicinanze del Brennero mentre tentava di entrare clandestinamente in Austria perché non aveva passaporto. Ma dovettero pregarla in ginocchio. "Oh, resti con noi, non ci faccia questo torto. Senza di lei non riusciremmo a pronunciare bene nemmeno il nome di Dante Alighieri. Guardi, qui c'è una petizione degli abitanti di Chiavari che le offrono una villa al mare. E questa è una lettera del capostazione di Chiusi Chianciano, che senza di lei diventerebbe il capostazione di Chiusi Cianciano. Sarebbe una degradazione." L'H era di buon cuore, ve l'ho già detto. È rimasta,
con gran sollievo del verbo chiacchierare e del pronome chi che sia. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti ci pianterà in asso un'altra volta. Per me, che sono miope, sarebbe gravissimo. Con gli occhiali senza H non ci vedo da qui lì.